Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui con l'ultima moto che proviamo grazie all'opportunità dataci da Moto Lazzarini Pesaro e parliamo della nuova versione della V85 TT che, come molti altri modelli della casa, quest'anno è stato ripresentato, riaggiornato per l'anniversario di 100 anni dalla fondazione della casa. Infatti c'è qualche dettaglio che appunto rimanda a questo importante anniversario per una delle case più importanti sul panorama italiano dei motori. È stata rivista sotto certi aspetti dei quali poi andiamo a parlare successivamente quando saliamo a bordo, per cui appunto non ci resta che andare a provare questa media di cilindrata di casa Moto Guzzi per vedere un po' come si comporta su strada. Vabbè, le chiavi non sono niente male come punto di partenza. O sbaglio? Non sbaglio, vero? Ah, le chiavi, manca quel piccolo dettaglio. Ah, ok, era facile, grazie. Ciao. Allora, come l'altra sembra che si mette in moto la macchina per partire, comunque via. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La moto di oggi è una moto da viaggio di una casa che non ho mai approfondito, non conosco al meglio, diciamo, come può essere appunto Moto Guzzi. Ho provato soltanto ieri il primo modello di questa casa e devo dire che è stato abbastanza interessante. Questa qui magari rispetto alla moto di ieri è qualcosa di un pochino più simile a altri modelli che ho già provato e quindi comunque magari riuscirò a parlarne un pochino meglio andandola magari a paragonare ad altri tipi di moto del segmento. Che segmento è? Allora, questa qui è l'85 TT, il motore è un 853 centimetri cubi di cilindrata che sviluppa 76 cavalli, sono qualche cavallino in meno rispetto al modello Euro 4 di qualche anno fa, però il motore è stato un pochino rivisto per andare a aumentare la coppia ai bassi e quindi dargli un pochino più di sprint fin da subito, diciamo, però si colloca in quella categoria che vede protagonisti il GS 850/750, l'MT Tracer, la 900, insomma queste moto. Già il multistrada 950 è un pelino su di livello, comunque devo dire che come tutte le altre di quella categoria è veramente comoda come deve essere. Questo qui in particolare è l'allestimento travel che vede qualche cosa in più rispetto al modello base, tra cui la sella più comoda, più morbida, più foderata, le manopole riscaldate, la possibilità di andare ad attaccare le borse dietro, quindi comunque è un allestimento che ha qualcosa in più. Parte da circa 13.000 euro franco concessionario questa travel, mentre la versione base parte da circa 12.000 euro, mi pare, una cosa del genere. La coppia massima è a circa 5.000 giri, quindi dai, abbastanza presto. La potenza non è troppa, non è tantissima, quindi diciamo che la moto nasce più per un viaggio tendente al comfort che alla sportività. Ma ricordiamo che questa qui rispetto alla vecchia che ne aveva 3 ha 5 mappe, tra le quali c'è anche la versione sport che tra poco andremo a provare per vedere un pochino come si comporta la moto se il pilota le chiede qualcosina in più. La mappa strada per ora è veramente tranquilla, quasi troppo mi viene da dire, però sì, dai, niente di che. Per andare a cambiare mappa basta ripremere il pulsante di accensione e vedete che nel cruscotto diventa pioggia. Poi abbiamo custom, che può essere personalizzata, quindi poi abbiamo off road in cui l'ABS è disabilitato, e infine quella che andiamo a provare adesso in panoramica che è la sport. Allora, ovviamente abbiamo ABS e controllo di trazione su tutte le mappe. L'altezza da terra più o meno è quella del GS, non ho controllato perfettamente ma dovremmo essere intorno agli 82-83 cm come altezza minima da terra, e il peso a secco supera i 200 kg, siamo intorno ai 210 kg per un peso secco e un peso in ordine di massa di circa 235 kg, che comunque non sono pochi. Ma il discorso è che la moto è ben bilanciata, il baricentro è bello basso e questo permette comunque di avere un bel controllo, un bel equilibrio, nonostante appunto non un peso piuma proprio, diciamo. La posizione che si mantiene col corpo è veramente dritta, le braccia stanno larghe, comode. Oh, i freni funzionano bene.
abbiamo dei dischi da 320 con pinze Brembo, quindi per quello in realtà niente da dire. Abbiamo i cerchi sempre a raggi, ma sono tubeless, quindi non c'è più il discorso problematico della camera d'aria. È stato migliorato questo aspetto viste le richieste, diciamo, dei vecchi clienti, dei vecchi possessori della V85. Ma per parlarne un po' meglio andiamo a provarla come sempre in panoramica. A bassi giri questo motore non è proprio linearissimo, però le sospensioni e la sella così morbida rendono comunque l'esperienza di guida abbastanza piacevole. Allora, le cambiate direi che sono abbastanza buone. Allora, se cercate una moto che ti faccia comunque divertire anche nello sportivo, diciamo, non è proprio questa. Gli manca quel guizzo in più che magari può avere un 850 BMW, che nonostante sia un GS con 95 cavalli tira un po' di più, si sente che il motore è un pochino più prestazionale, ma semplicemente per quanto riguarda la spinta. Poi per quanto riguarda lo stile di guida più o meno siamo lì. Sì, dai, non ha quella spinta che ti fa dire magari vai un pochino con calma, però, cioè, nel senso, se volete scappare da quella polizia lì è meglio avere un'altra moto. Dicevo, sì, la moto si guida abbastanza bene, piacevole, ma gli manca quel guizzo in più che ti fa provare un po' quell'ebbrezza che secondo me 100 cavalli le avrebbero dato. Questa qui è un po'... è un pelino troppo tranquilla, mi viene a dire, per i miei standard, chiaramente. Ovviamente io non penso di essere in quella categoria di persone che appartengono ai possibili clienti di questa V85 TT. Questo bel parabrezza permette una bella copertura. Chiaramente in questa moto qui non si raggiungono velocità esagerate, per cui sì, dai, anche se fosse stato un pochino più piccolo penso che sarebbe cambiato poco. Diciamo che non è la classica moto su cui si è abituati a vedere un ventenne. Allora, vedete che con entrambi i piedi tocco con le punte, ma più o meno è come col GS, ma il problema non c'è perché la moto è veramente ben bilanciata, quindi... oh! Perché quando parte fa così, vibra un po', allora tocca stare attenti. Allora, sì, dunque, dai, da guidare, se non si ha nessuna pretesa di andare forte, è veramente perfetta. Ricordiamo anche che è disponibile la versione depotenziabile per patente a 2 da 35 kW, per cui anche per chi volesse iniziare con una moto del genere, la possibilità c'è. Sì, la percorrenza in curva, la tenuta è buona, quindi per un viaggio tranquillo è veramente top. Poi, chiaramente, ma che cos'è oggi? Poi chiaramente il discorso è sempre quello. Si vorrebbe quella spintarella in più, ma oh. Anche nei cambi di direzione, dai, nonostante il peso altino, non è niente male. Il sound di serie è il tipico bicilindrico. Sì, la cambiata è buona, bisogna dare una bella bottarella perché altrimenti fa un po' fatica, ma una volta che ci si è preso la mano, o meglio il piede, poi quel problema lì non c'è più. Purtroppo oggi la prova sarà quel che è, perché comunque le moto sono disponibili presso Lazzarini Moto Pesaro, che come sempre ringrazio per la disponibilità, per cui poi c'è un altro ragazzo che dovrà provare la moto dopo di me, per cui adesso gliela riportiamo. Prima però ci facciamo le ultime curve. Frenare frena davvero bene. Sospensioni, paura, morbidissime. Sì, diciamo che quando spalanchi il gas, cioè che tu apri tanto o apri poco, cambia veramente poco. Ma questo è un problema che, ripeto, vedo io. Il cliente ideale di questa moto lo è appunto perché non cerca potenza. Se non altro, a livello di linee e stile è abbastanza a sé stante, diciamo. Per cui se ti piace una moto del genere,
questa prendi. Ciao. Sì, dai, è abbastanza agilina anche nel traffico, non sembra pesare veramente così tanto. Se volete vedere anche la prova dell'altra Moto Guzzi che mi è capitato di provare, una V7 centesimo anniversario, vi lascio il link qui in alto, potete andare a vederlo tranquillamente. Vi lascio il link di Lazzarini Moto Pesaro qua in descrizione, se volete andare a vedere appunto un po' meglio nel dettaglio tutte le specifiche e le varie informazioni su tutte le moto che abbiamo provato in questi giorni. Purtroppo, ripeto, abbiamo avuto poco tempo disponibile per provare al meglio questa V85, ma devo dire che la moto è veramente buona, dà una gran sicurezza, pecca un po' in fatto di potenza, ma quello amen. Sì, in realtà magari una che vuole una moto da viaggio, arrivato magari a una certa età, anche tutta quella potenza che c'è magari su una moto da 100-110 cavalli non serve assolutamente a niente, per cui qualcosa del genere può essere veramente l'ideale. Fatemi sapere comunque nei commenti cosa pensate di questa nuova V85, lasciatemi un piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Arrivederci al prossimo video.